Allora, raga, il motto di queste due settimane sarà sicuramente no panico. Perché volevo tornare sull'intervista di Furlani di ieri, nella presentazione di Abraham, quando lui ha detto volevamo avere 9 punti, siamo a 2, ma no panico. No panico, raga. Cioè, se ve lo dice Furlani, state calmi, state tranquilli. Cioè, non è che se te lo dice Conte, dici no panico, l'ha detto Conte, no panico. Se me lo diceva Gagliani, no panico, dicevo, vabbè, abbiamo solo 2 punti in 3 partite, però se lo dice Gagliani, mi ha sempre fatto un gran mercato, abbiamo vinto tanto, dico no panico, anche se. Ma se me lo dice Furlani, con quella faccia che mi sembra Candy Barbie, un po' di panico, visto gli ultimi anni, mi viene un po' addosso. Cioè, non sei riuscito a convincermi, Furli, no panico. Io un po' di panico. Dopo quello che ho visto, ci vuole coraggio a dire a noi tifosi, no panico. Ci riprenderemo con la forza dell'Unione. Cioè, detto da te, Furlani, campione del mondo di arrampicata sugli specchi, non sei stato molto convincente, te lo dico sinceramente, anzi rabbrividisco quando penso alla partita col Parma o alla partita col Torino, o soprattutto se penso agli ultimi 4 gol presi, un po' di panico, tutti uguali, un po' di panico mi viene addosso, o meglio anche quando mi hai fatto la scelta Fonseghino, anche lì avresti potuto dire tranquilli, no panico, abbiamo preso un top allenatore, ma non mi avresti convinto, Folli, non so perché, tu non mi ispiri fiducia, anche il fatto che mi dici che sei un grande milanista e sempre ti fatto Milan, tutto quello che vuoi, per come stiamo operando ultimamente, sto nutrendo qualche dubbio sul fattore che tu sia milanista, capito, Folli? Comunque, raga, se voi non avete panico, se siete tranquilli, mi raccomando, iscrizione al canale, lasciate un pollice in su e benzinero e mettete l'hashtag no panico, no panico, anche sotto i messaggi. Capitolo rinnovi, te pareva. D'altronde, come tutti gli anni, cioè anche l'anno scorso c'era questa cosa, appena arriva la sosta delle nazionali, cosa vuoi parlare? Del rinnovo, ovviamente, di Magic Mike e di Teo Hernandez, però mai come quest'anno il rinnovo di Magic Mike, ma soprattutto di Teo Hernandez, diventano fondamentali per dare un po' di più di serenità all'interno di questo gruppo, indipendentemente che per noi, per voi, possa essere giusto dare determinate cifre a questi calciatori, oggi è importante ristabilire la serenità all'interno dello spogliatoio. E come si fa a ristabilire la serenità? Dando il grano, facendo togliere, scucendosi i dinè dalle tasche e dandole ai giocatori. Se a mio avviso, per quanto riguarda a oggi, Magic Mike mi sembra quello più fattibile e più propenso a un rinnovo con il Milan, visto che percepisce tipo 2,8, 2,5, 2,6, una cifra intorno a quello, e il Milan è pronto a offrirgli 6 milioni e sembrerebbe che si potrebbe fare, però i giornali dicono si potrebbe fare, ma nessuno dice quando si farà, perché se si fa sarebbe importante, se no l'anno prossimo ce lo portiamo in scadenza, e sapete benissimo che in scadenza poi non puoi avere pretese se tu vuoi comprare, se no l'anno dopo ti va a zero, quindi è da rinnovare entro l'estate prossima. Capitolo Teo invece è molto, ma molto più difficile, più complesso. Perché? Perché l'entourage di Teo Hernandez chiede 8 milioni a stagione. Allora, anche io penso che il Teo Hernandez che sto vedendo ultimamente non valga 8 milioni a stagione. Però io non voglio pensare che Teo sia quella roba lì, ma per me Teo è quel giocatore che ho sempre amato e quel giocatore che per me risulta essere tra i primi tre al mondo nel suo ruolo. Quindi per cui se vuoi un giocatore di quel livello, quei giocatori di quel livello costano. Io credo anche che Teo Hernandez oggi
non stia rendendo al 100% per quel motivo, perché la società Milan non gli sta proponendo un adeguamento di contratto. Allora io dico, io capisco il fatto che Theo Hernandez chieda troppo, lo capisco, però cerchiamo di arrivare a un punto d'incontro che potrebbe essere 6,5, che potrebbe essere 7, magari non ci arriviamo a 8, però che potrebbe essere quella cifra lì. E allora saremmo tutti un po' più contenti. E stavo dicendo, raga, sono andato un attimo a lavorare, mi sono perso un po' via. Un rinnovo il più velocemente possibile a Theo potrebbe giovare anche al Milan. Dopo, la cifra è troppo alta, non si comporta comunque bene, l'estate prossima lo cedi. Cioè, dov'è il problema? Però a noi oggi ci interessa di avere giocatori che hanno voglia di restare al Milan, giocatori che hanno la testa per stare al Milan, che sono felici di restare al Milan. Giocatori scontenti non ti rendono in campo. Quindi a me fondamentalmente l'unica cosa che interessa è che il Milan cominci a vincere, che faccia bene e che riesca a fare un grande campionato, possibilmente vincendo dei trofei, anche se dopo 3 giornate le mie speranze si riducono a un lumicino. Però raga, il Milan deve sempre puntare a vincere qualcosa, ma questa società non ce l'ha proprio nella mentalità. Quindi speriamo che al rientro ci sia qualcosa di più di 4 chiacchiere sul rinnovo di contratto dei due ragazzi, perché sarebbe davvero davvero molto importante. Capitolo Roma, ragazzi, i romani sono scatenati sul mercato, siete scatenati, mi fanno anche paura per quanto riguarda la corsa Champions, perché questi hanno fatto un mercato ragionato, cioè cose che Furlani non ha fatto, non completamente ragionato, ma ragionato, con giocatori, giovani prospetti, importanti, interessanti, e con qualche giocatore di esperienza. Perché se hanno preso gente come Sule e Dobbik, io non sono un amante di Dobbik, però giovane, di prospetto, interessante, che ha fatto diversi gol l'anno scorso nel Girona. Sule, per me Sule diventa un grande giocatore, anche se non ha iniziato molto bene, cioè a fantacalcio mi sta facendo bestemmiare per giunta, però comunque già da anni nel giro della nazionale, tecnicamente un bel calciatore. Quindi hanno preso 2 giocatori importanti, hanno sistemato il centrocampo con Koné, hanno preso un uomo di equilibrio come Salamandra Salamaker, che a noi magari non serviva più di tanto, anche se Salamella serve sempre quando per dare equilibrio, magari negli ultimi 10-15 minuti quando stai vincendo 1-0 e soffri. Salamaker, poi hanno preso e adesso sono andati a prendere Hermoso, giocatore di livello internazionale, grande esperienza, un giocatore che al Milan serviva come il pane. Cioè noi, se ci si fa male 2 titolari, devi giocare con Ciao o Gabbia, e ti potevi prendere un Hermoso invece che un bel giocatore. Ma non contenti, adesso visite mediche per Hummels, che questo è già più punto di domanda, nel senso a livello fisico, perché a 35 anni qualche acciacco ti possono venire qua e là. Però è un finalista Champions dell'anno scorso, ha fatto un bel campionato l'anno scorso, porta anche esperienza. Per me la Roma, attenzione, perché si è rinforzata parecchio rispetto all'anno scorso. L'unico punto di domanda che io ci metto alla Roma è il problema attaccante, hai solo Dobbik. Io non so perché, se si tenevano Ebram, secondo me erano davvero uno squadrone che potevano dire la sua in campionato, e invece si accoda al Milan e all'Atalanta per fare questa corsa al quarto posto. Mettiamoci magari il Napoli, se non dovesse andare bene, anche se secondo me Conte piano piano mette i suoi uomini e comincerà a rullare come un pazzo, e come vi ho detto ieri arriva secondo. Però cioè, sarà un avversario davvero serio, davvero forte per il quarto posto. E molti di voi si sono detti, non potevamo prenderli noi. Il problema è sempre l'incapacità di questa società. Ci siamo incartati per la lista, siamo zeppi di stranieri, quindi se il Milan non vende non riesce neanche ad acquistare, quindi non avrebbe neanche potuto acquistare a zero. Noi siamo
ostaggio di gente tipo Origi, che non lo vuole nella cuccia manco il suo cane. Cioè non lo vogliono manco in Turchia. Ormai in Turchia vanno tutti gli scaldabagno di Europa, tutti, ma non hanno voluto Origi. Stesso discorso è per Sballo Touré, non ha voluto sballarsi nessuno a prendere Sballo Touré. Perché? Perché è un giocatore che fa sboccare, fa sbolle capre, sboccano, è un po' come quando i cani mangiano le erbette e poi vomitano. Ecco, Sballo Touré fa lo stesso effetto, ti nuoccia lo stomaco e poi ti fa sboccare. Quindi siamo ostaggio di queste due capre. Poi siamo andati a fare anche un rinnovo a un giocatore come Jovic, per poi metterlo fuori lista, per poi avere un giocatore che alla fine non ti serve a niente e che occupa un altro slot degli stranieri. E poi raga, quando tu decidi di farti una squadra completamente di stranieri, poi se saltano fuori qualche occasione tu assolutamente non riesci a prenderli. Perché? Perché abbiamo fatto questa fine qua. Quanto ci sarebbe servito un Hermoso? Per me tantissimo, perché manca, cioè noi dobbiamo stare a pregare il cielo che non si faccia male Pavlovic o Tomori, perché sennò dobbiamo mettere in campo Gabbia o Ciao, cioè giocatori che sono impresentabili, fatemi fare una cosa, quindi non lo so raga, siamo in mano a degli esseri. Io davvero dico, si è rinforzata tanto la Juventus, a mio avviso si è rinforzata bene la Roma. Io tutto sto rinforzo, io qua, poi quando vedo quei giornalisti alla pelle cazzi che mi spara che abbiamo fatto un mercato da 7, mi metto le mani nei capelli, raga, sempre forza Milan.